Paolo Sorrentino, farò film per salvare il cinema in sala. Le piattaforme? Portano lavoro e sono ovunque. Paolo Sorrentino, presidente di giuria al Marrakesh International Film Festival, apre a un'ampia riflessione sulla crisi del cinema in sala e sul potere delle piattaforme nell'attuale mercato. La mia sfida è fare film per il grande schermo, perché c'è crisi e vorrei salvare le sale. Le piattaforme ben vengano per certe produzioni, perché generano lavoro e sono ovunque. Al via il Marrakesh International Film Festival, arrivato alla 19ª edizione e in programma fino al 19 novembre, che ha chiamato Paolo Sorrentino come presidente di giuria. Il regista premio Oscar è affiancato dalla regista danese Suzanne Bier, dall'attrice britannica Vanessa Kirby, dall'attrice tedesca Diane Kruger, dal regista australiano Justin Kurzel, dalla regista e attrice libanese Nadine Labaki, dalla regista marocchina Laila Marrakci e dall'attore francese Tahar Rahim. Paolo Sorrentino farà film per salvare il cinema in sala. Oggi la mia sfida e il mio dovere è fare film per il grande schermo, perché c'è una crisi e vorrei cercare di salvare le sale. Così Paolo Sorrentino ha parlato alla stampa di tutto il mondo e risposto in merito al rifiuto di continuare a lavorare per le piattaforme dopo la meravigliosa parentesi con Netflix per "È stata la mano di Dio". C'è un problema nel concepimento delle sale e nel modo ormai obsoleto di gestirle e uno di carattere più squisitamente contenutistico, che guarda al tipo di produzioni che oggi arrivano sui cartelloni dei cinema. È un momento di confusione nell'industria cinematografica, non è facile vedere in giro film buoni, anche rispetto a pochi anni fa. Ma questo è naturale perché la pandemia ci ha dato molto difficoltà rispetto alla lettura del presente, penso che per vederne di meravigliosi dovremo aspettare qualche tempo. Paolo Sorrentino, presidente Marrakesh International Film Festival. Cinema e piattaforme, pro e contro, com'è possibile intervenire, per salvare le sale? Lo ha spiegato il noto regista napoletano a Repubblica. Non so cosa si possa fare per il cinema, non mi voglio inventare ricette, ma sono moderatamente ottimista. Ci sono stati il Covid e ne siamo usciti che era estate. Prima di calare la resa vediamo l'inverno. Il successo della stranezza è un buon segnale. Poi bisogna fare nuovi film, rendere attrattive le sale, inventarsi idee, come hanno fatto Valerio Carocci e i ragazzi del cinema Troisi. Si sono inventati una sala studi, una biblioteca, hanno creato una sorta di club. Le piattaforme hanno dato modo al cinema di essere ovunque e alla portata di tutti, ma Paolo Sorrentino si riserva alcune riflessioni sul modello che sta trasmettendo, un modello a tratti eccessivamente perfetto per poter combaciare con l'estro e l'imprevedibilità di un regista. Paolo Sorrentino e l'elogio della lentezza a 50 anni e ancora, rispetto ai tentativi per salvare il cinema in sala. Il suo prossimo film vive ancora uno stato embrionale, perché Sorrentino, come più volte ribadito, si sente cresciuto per certi ritmi e oggi preferisce prendersela comoda. Ho varie idee per il cinema, ma me la prendo comoda. Perché sono diventato grande e ho scoperto che è bello rallentare i ritmi, per molti anni sono stato lavoratore indefesso. E anche perché È stata la mano di Dio è stato un film molto personale e impegnativo.